La discriminazione di una categoria di persone che diventano automaticamente cittadini di serie B è di per sé un fatto gravissimo, le cui conseguenze possono essere drammatiche per la vita democratica. Lo si sta affrontando con il cosiddetto Green Pass, con inconsapevole leggerezza. Ogni regime dispotico ha sempre operato attraverso pratiche di discriminazione, all'inizio magari contenute e poi dilaganti. Non a caso in Cina dichiarano di voler continuare con tracciamenti e controlli anche al termine della pandemia. E varrà la pena ricordare il passaporto interno che per ogni spostamento dovevano esibire le autorità ai cittadini dell'Unione Sovietica. Quando poi un esponente politico giunge a rivolgersi a chi non si vaccina usando un gergo fascista come «li purgheremo con il Green Pass», c'è davvero da temere di essere già oltre ogni garanzia costituzionale. Guai se il vaccino si trasforma in una sorta di simbolo politico-religioso. Ciò non solo rappresenterebbe una deriva antidemocratica intollerabile, ma contrasterebbe con la stessa evidenza scientifica. Nessuno invita a non vaccinarsi. Una cosa è sostenere l'utilità comunque del vaccino, altra, completamente diversa, tacere del fatto che ci troviamo tuttora in una fase di sperimentazione di massa e che su molti fondamentali aspetti del problema il dibattito scientifico è del tutto aperto. La Gazzetta Ufficiale del Parlamento Europeo del 15 giugno ultimo scorso lo afferma con chiarezza. È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, anche di quelle che hanno scelto di non essere vaccinate. E come potrebbe essere altrimenti? Il vaccinato non solo può contagiare, ma può ancora ammalarsi. In Inghilterra su 117 nuovi decessi, 50 avevano ricevuto la doppia dose. In Israele si calcola che il vaccino copre il 64% di chi l'ha ricevuto. Le stesse case farmaceutiche hanno ufficialmente dichiarato che non è possibile prevedere i danni a lungo periodo del vaccino, non avendo avuto il tempo di effettuare tutti i test di genotossicità e di cancerogenicità. Nature ha calcolato che sarà comunque fisiologico che un 15% della popolazione non assuma il vaccino. Dovremo dunque stare col pass fino a quando? Tutti sono minacciati da pratiche discriminatorie. Paradossalmente quelli abilitati dal Green Pass più ancora dei non vaccinati, che una propaganda di regime vorrebbe far passare per nemici della scienza e magari fautori di pratiche magiche, dal momento che tutti i loro movimenti verrebbero controllati e mai si potrebbe venire a sapere come e da chi. Il bisogno di discriminare è antico come la società e certamente era già presente anche nella nostra, ma il renderlo oggi legge è qualcosa che la coscienza democratica non può accettare e contro cui deve subito reagire.